Buongiorno a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni che come al solito comincia la trasmissione Magia Stregoneria Paganesimo ogni giovedì alle ore 15. Di cosa parliamo oggi? Oggi termineremo il discorso, scusate, per quanto riguarda la conferenza che abbiamo tenuto a Marghera. Praticamente faremo gli ultimi due capitolati, gli ultimi due capitoli e chiuderemo il tutto. Prima di cominciare la trasmissione, due parole per quanto riguarda i bombardamenti che ci sono stati in Jugoslavia. Io ho questa linea. Il potere di avere, il potere di co il comando, lo Stato. Noi non siamo in grado come persone. Noi come persone non siamo in grado di controllarlo o di decidere di farcelo. Noi non siamo per lui persone, siamo solo parte di un gregge che manifesta questa o quella idea, questa o quella intenzione a seconda di un pastore che fischia nel suo fischietto. Il mio intento di quello che succede, di quello che succede in giro per il mondo, è quello di non far attecchire la mia attenzione. Ogni persona ha il diritto di avere delle idee, ha il diritto di avere opinioni, ha il dovere di coltivare queste idee e queste opinioni, ha il dovere di guardare il mondo con i propri occhi, ha il dovere di dare un proprio giudizio, però è quello che è importante è fare in modo che ciò che dall'esterno arriva dentro l'uomo, cioè specialmente per quanto riguarda il comando, specialmente riguarda il potere, venga filtrato dall'individuo e l'individuo si chieda: a me cosa conviene? Qual è l'importanza che do io alle cose? Nella mia vita di tutti i giorni, com'è che quella cosa incide o non incide? Cosa posso fare io per evitare che quella cosa mi travolga e possa continuare a costruire me stesso? Questa è la cosa più importante. L'oggetto di queste trasmissioni e il mio impegno è quello di costruire dei processi attraverso i quali costruire i singoli esseri umani. Cioè, noi, difficilmente voi non troverete mai che noi facciamo, o almeno speriamo che questo non avvenga mai, del paganesimo, dei pagani, degli apprendisti stregoni una massa. Cioè noi siamo tutti singoli individui e singoli individui che percorrono un singolo sentiero, che chiaramente quel sentiero può essere parallelo a milioni di persone, ma è sempre il singolo pensiero. Cioè il concetto di massa, il concetto di gregge, il concetto di popolo, il concetto di individui da governare. E noi cerchiamo di evitarlo, perché per noi l'individuo è l'elemento centrale del fare pagano. Per cui io, per esempio, ho sempre avuto allergia per le manifestazioni, no? Cioè non ho mai partecipato a manifestazioni se non quelle che decidevo io o alle quali era importante per me. Ho fatto manifestazioni con 15 persone, tanto per essere chiari, insomma. Nello stesso tempo ho partecipato a quasi nessuna manifestazione dove ci fosse massa, proprio perché l'individuo si annulla all'interno della massa e diventa parte di un gregge che viene condotto e che viene contato. Cioè il potere conta quante bestie, quanti animali, perché non c'è, stanno seguendo quella bandiera e quanto quella bandiera può essere potente e qual è lo spazio che quella bandiera può avere all'interno di una struttura sociale. E questo a me non mi è mai piaciuto, cioè voi non troverete mai da me questo tipo di cose. Ogni pagano, ognuno che segue queste trasmissioni ha il diritto di avere la sua opinione in tutte le cose che succedono al mondo e vi assicuro che qualsiasi opinione voi avrete, qualunque posizione del potere voi sosterrete, avrete sempre mille ragioni per farlo, sia per
direte, non so, sono giusti i bombardamenti, sia che i bombardamenti sono una provocazione, sono una... qualunque posizione voi assumerete, avrete sempre un numero grandissimo di posizioni e di ragioni per sostenere le vostre opinioni. E allora, dal momento che avete un numero grande di ragioni per sostenere le opinioni, non è giusto che io da questa trasmissione dica qual è l'opinione mia o qual è l'opinione più giusta. Anch'io ho delle opinioni, ma se qualcuno si adeguasse alle mie opinioni, si adeguerebbe al mio modo di pensare. Ma il mio modo di pensare è nato attraverso la costruzione della mia vita. E quello che a me ritengo importante è che le persone costruiscano la loro vita, costruiscano il loro modo di pensare, il loro modo di vedere le cose. Questo è il senso di questa trasmissione e questo è il senso del paganesimo. Pertanto, anche se io ho delle opinioni rispetto a questa o quella cosa, potrei anche dirvele, ma è irrilevante, cioè voi tutti potete avere tutti opinioni contrarie alle mie e possiamo lo stesso camminare assieme. Non è importante l'opinione, perché noi non stiamo costruendo un partito politico, eccetera. È chiaro che se un partito politico mi dicesse: senti Claudio, tu cosa vuoi per appoggiarmi a me come partito politico? Vabbè, se tu come partito politico metti al centro della tua attività il fatto che il bambino diventa soggetto di diritto costituzionale e ti impegni a cacciare tutti quei magistrati o tutti quei soggetti del potere che non fanno del mettere al centro delle loro azioni il bambino come soggetto di diritto costituzionale, bene, se tu ti impegni a fare questo e il resto chiaramente del programma non urta col mio, io potrei anche appoggiarti come partito. Perché questo? Perché anche se adesso questo tipo di opinione, questo modo di vedere le cose è irrilevante nella situazione attuale, fra 25-30 anni questo modo di vedere le cose va a cambiare la direzione della costruzione dell'individuo. Per cui, se una cosa è talmente grossa e talmente importante da poter costruire delle condizioni eccezionali, delle condizioni ottimali all'interno delle quali costruire le persone, beh, io posso anche appoggiare questo, purché chiaramente il prezzo da pagare non sia la distruzione di qualcos'altro, questo è ovvio. Però in questo momento, in questo preciso istante, esiste tanta aria che viene fuori dalla bocca e poca sostanza. Perché questo? Perché le strutture dei comandi sociali, di qualsiasi comando sociale, è prioritaria rispetto a qualsiasi opinione politica o qualsiasi, o qualsiasi ideologia. Mi spiego bene. Fino a 20 anni fa tutti avrebbero detto che D'Alema era un comunista. Bene, D'Alema va al potere. Io non sto dicendo che D'Alema sia meglio o peggio di un Andreotti, cioè, no, non sto giudicando l'operato, però dico questo: la struttura del potere, la struttura della gestione dello Stato ha una rigidità e una fissità tale che una persona o un partito possono solo cambiare delle cose abbastanza marginali. Questo non vuol dire che delle cose marginali magari non avranno un riscontro positivo fra 10, 15, 20 anni, ma la rigidità della struttura dello Stato, della struttura del comando sociale, supera quello che è il partito, quello che è l'opinione, quello che è anche la stessa legge. Facciamo un esempio: la legge approvata per l'autocertificazione fu approvata nel 68. Bene, perché si applichi in maniera decente, solo da qualche anno questo avviene, praticamente sono passati quasi 30 anni. Passando quasi 30 anni ha dovuto attraversare tutta una generazione di burocrati, tutta una generazione di burocrati che si sono chiaramente contrapposti a questa legge, l'hanno ignorata, hanno fatto finta di non saperla, di non conoscerla, eccetera. Per cui la rigidità della struttura del comando sociale è superiore a quella che è l'opinione dei partiti. Per questo vi sto dicendo che i cambiamenti che può avere uno Stato attraverso il partito, attraverso delle cose, sono di una lunghezza tale, sono talmente lunghi che è inutile, secondo me, occuparsi di politica, occuparsi delle cose.
Occupandosi di queste cose non si fa altro che fissare la propria attenzione su delle cose che non appartengono a noi, cioè che non le abbiamo volute noi, che non le abbiamo cercate noi, ma gli altri ce l'hanno proposta, come la propaganda del dentifricio. Quel dentifricio lava i denti più bianchi. Bene, se noi interiorizziamo il concetto del dentifricio, perdiamo di vista l'uso dell'attenzione per le cose che per noi sono importanti. E questo vale per la propaganda politica, vale per tantissime altre cose. E questo, torno a ripetere, non vuol dire che le persone non devono occuparsi di politica, non devono sentire le loro opinioni, non devono anche combattere per le opinioni, votare un partito, far propaganda per un partito. Cioè, questo non lo sto dicendo assolutamente. Però considerate che la cosa che state facendo non è in fondo così importante o così vitale per la vostra vita che non invece costruire voi stessi nella quotidianità. È questo che voglio sottolineare, per questo non mi sentirete parlare di bombe e di aerei, anche se io me ne intendo abbastanza sia di arte della guerra, sia di esplosivi, sia di missili, sia di tecniche militari, però non mi interessa nel modo più assoluto e categorico, come non mi interessa fare il tifo per questo comando sociale, l'altro comando sociale, per strutture che in fondo non mi appartengono. Ecco, questo è importante. D'altronde io sono ossequioso rispetto alle leggi, ma le leggi non le faccio io, le leggi mi vengono imposte. Bene, all'interno di quell'imposizione giuridica io scelgo il mio modo di stare e il mio modo di comportarmi. Chiaramente le leggi sono uguali per tutti, anche per il Dio dei cristiani. Cioè chiunque deve essere sottoposto alla legge, ma a tutte le leggi. Attenzione, non a questa o a quella legge, a tutte le leggi dello Stato. E tutte le leggi vanno rispettate nella struttura giuridica costituzionale. Bene, è tornata un attimo in linea. Pertanto chiudiamo qui questo discorso e apriamone invece un altro. Apriamo un altro più importante. Oggi chiudiamo le tappe della conferenza che abbiamo tenuto a Marghera, farò due puntate in una, cioè due cose in una, e da giovedì, già oggi comincerò a farvi un po' di accenni, cominceremo gli oracoli caldaici e probabilmente già oggi parleremo e vi spiegherò che cosa sono gli oracoli caldaici. Naturalmente faremo anche della rassegna stampa perché ho delle notizie abbastanza interessanti. E continueremo in questo modo. E ora cominciamo invece a vedere i capitoli della conferenza che abbiamo tenuto a Marghera e che stiamo seguendo, no? E il capitolo che trattiamo oggi è la percezione del mondo partendo dal circostante. Quando i cristiani misurano in ginocchio gli esseri umani, parlano della loro capacità di percepire il respiro del mondo che dal mondo veniva verso di noi, no? La tentarono di distruggerla, ma non ci riuscirono. Ebbene, io ho comperato un libro di un tale Gabriele Laporta, che me l'ha fatto conoscere il mio amico Franco. A proposito, Franco, ho una trentina di chili di sacchetti in macchina, se ti interessa. Bene, dato anche questo messaggio, vi leggerò questa poesia che ho trovato su sto libro di Laporta e che mi ha emozionato in maniera spaventosa. Dice: quando ero fanciullo, spesso un dio mi scampava dagli sgridi degli uomini. Giocavo sicuro e buono con i fiori del bosco e le aure del cielo giocavano con me. E come tu il cuore delle piante consoli, quando esse d'incontro le tenere braccia ti tendono, così hai il mio cuore consolato, padre Elio, e come Endimione io ero il tuo vago, sacra luna. O tutti voi fidi, amorevoli dei, se poteste sapere quanto vi ha la mia anima amato. Certo, allora io non vi invocavo ancora con nomi, e neanche voi mi chiamavate mai a nome, come uomini si chiamano, quasi si conoscessero. Pure, conosciuto vi ho meglio che mai abbia conosciuto gli uomini. Compresi il silenzio dell'etere, le parole degli uomini non le ho comprese mai. M'educò il concerto del bosco, pieno di mormori, e amare appresi in mezzo ai fiori,
in braccio agli dèi, sono cresciuto. E mi è piaciuta moltissimo perché mi ha ricordato cose che non avevo dimenticato, in effetti. Ebbene, il rumore degli dèi, il rumore del mondo che ci circonda, ci avvolge e ci chiama sempre, sempre. Ricordatevi, io vi ho letto l'anno scorso il crogiolo del male, vi ricordate? Vi ho letto il crogiolo del male passo per passo, ma come è nato, per esempio, l'idea di scrivere il crogiolo del male? Il crogiolo del male, come idea, è venuto un giorno del gennaio del 1998, cioè gennaio dell'anno scorso, quando una speaker di questa radio mi ha attaccato per il mio modo di parlare, per l'uso dei vocaboli, in maniera violentissima. E mentre io discutevo con lei, ciò che lei non ha visto è che Mercurio l'ha trapassata, e Mercurio mi ha portato il messaggio e mi ha detto: ma senti bene quello che questa sta dicendo, c'è qualcosa che tu ancora devi scrivere. E in quel momento, attraverso questa persona che mi stava che stava invendo nei miei confronti, Mercurio mi ha parlato e mi ha chiesto di scrivere il crogiolo del male. Il mondo che ci circonda, con questo voglio dire, chiama sempre l'essere umano, chiama sempre il divino che dentro l'essere umano c'è. Per cui anche se i cristiani hanno messo in ginocchio gli esseri umani, hanno strappato loro la loro percezione del mondo, in realtà il divino che ci circonda continua a chiamare l'essere umano affinché prenda nelle sue mani la responsabilità della vita. E partendo dalla conferenza di Marghera, della percezione del mondo partendo dal circostante, diciamo che anche se le coscienze di sé del circostante sono trascendenti alla descrizione del mondo, sono sempre presenti in quanto immanenti rispetto all'essere umano. L'essere umano è fatto di ragione e consapevolezza. Ebbene, le coscienze che ci circondano sono trascendenti rispetto alla ragione dell'essere umano, alla sua descrizione, ma sono immanenti rispetto alla consapevolezza dell'essere umano, rispetto all'essere umano nel suo insieme. Per cui è sufficiente uscire fuori dalla ragione, è sufficiente alterare la percezione per incontrare il divino che ci circonda. Ogni volta che un essere umano acquieta la forza coercitiva della descrizione del mondo, il circostante affluisce nella sua percezione mostrando la sua presenza. La forza coercitiva viene acquietata o per volontà del soggetto attraverso le sue pratiche di meditazione, di sognare e di uso della volontà nel quotidiano, o per accidente in situazioni particolari e contingenti, in seguito a digiuno, febbri, tensioni, emozioni, eccetera. Il circostante è formato da coscienze di sé, esseri con volontà e determinazioni, bisogni e predilezioni. Cioè il circostante non è semplicemente un qualcosa di astratto, ma è attraversato dalle stesse nostre tensioni, è attraversato dalle stesse nostre predilezioni, è attraversato dagli stessi nostri bisogni. Per cui non è un qualcosa che è fuori dai nostri bisogni. Infatti quando noi incontriamo qualcosa, incontriamo una consapevolezza, qualcuno che pensa, qualcuno che si presenta, dobbiamo sempre chiedergli: perché io ti ho incontrato? Perché tu hai incontrato me? Cos'è che ti spinge? Cos'è che mi spinge verso di te? Dobbiamo sempre chiederci questo. Perché? Perché noi siamo dei e quanto incontriamo è formato da dei. E questo non lo dobbiamo mai, mai dimenticare. L'irruzione del circostante nella percezione umana viene avvertita in modo diverso da individuo a individuo. Agisce sui sensi, agisce sulla struttura emotiva, agisce sulla sua attenzione e agisce sui suoi bisogni e le sue predilezioni. L'azione del circostante sull'essere umano viene mediata dal suo specifico condizionamento educazionale. Il condizionamento educazionale è quello che separa fra l'oggetto in se stesso che noi percepiamo e la descrizione che di quell'oggetto ne diamo. Un esempio estremo di questo è per esempio chi vede la Madonna.
Chi vede la Madonna in realtà percepisce un oggetto, percepisce una coscienza, una consapevolezza, ma la sua descrizione, il suo condizionamento educazionale lo costringe a descriverlo in quel modo e solo in quel modo, perché lui è educato a descrivere quel tipo di cose in quel modo e solo in quel modo. E il condizionamento educazionale distrugge la capacità percettiva dell'essere umano. Pertanto noi, qual è l'attività dello stregone, dell'apprendista stregone? È quello di mettere ordine nel suo condizionamento educazionale, mettere ordine nella sua ragione, dargli un posto preciso nella sua vita, ma toglierla dal centro del mondo, toglierla dall'identificazione col Dio padrone. La ragione si identifica col Dio padrone e a sua volta diventa padrone dell'essere umano. Dice: non c'è niente fuori da me. Ma fuori da te c'è lo sconosciuto, c'è l'immenso, c'è l'infinito, per cui tu sei solo un'isola, sei solo un piccolo spazio nell'essere umano. L'essere umano ha delle capacità immense, come ogni essere della natura. Per cui il condizionamento educazionale dell'individuo adatta l'azione del circostante al pensato dell'individuo. Così l'azione sui sensi si trasforma in visioni o allucinazioni, in voci strane, o alterazioni di percezioni tattili o olfattive. Si trasformano in stati ansiosi, furiosi, momenti di soddisfazione o euforia, stati depressivi che si addebitano a questa o a quella causa che rientra nel pensato della ragione, ma la cui rimozione non modifica lo stato emotivo del soggetto. I psicofarmaci servono a ripristinare la corazzatura emozionale in modo da annullare la percezione. Oppure ancora, agisce sull'attenzione, concentrandola o disperdendola. Oppure ancora, sviluppo di sensazioni fisiche, percezione col corpo, o intellettuali, intuizioni. Cioè, questi modi sono i modi con cui il circostante si presenta all'essere umano. Quando l'azione del circostante si fa presente alla ragione dell'individuo, le predilezioni dell'individuo maturate nella ragione in relazione con le predilezioni di quel specifico circostante determinerà se la relazione di mutuo scambio di energia vitale arricchendo entrambi o se sarà una relazione conflittuale. E questo è importantissimo perché il circostante è a caccia, è fatto di cacciatori di consapevolezza, è fatto di cacciatori di coscienza, è fatto anche di cacciatori di energia vitale. E a volte nel circostante si presentano delle cose che mettono in ginocchio l'essere umano, che lo costringono a rinunciare alla propria determinazione, alla propria consapevolezza. Ma l'essere umano deve avere l'autodisciplina sufficiente per sapere se quello che sta incontrando gli serve, fa parte della sua vita, fa parte dell'arricchimento di se stesso o va a distruggere la sua vita. E il riconoscere questo è una questione di autodisciplina. Il Dio padrone distrugge l'autodisciplina, chiede abbandono alla verità e l'abbandono alla verità non è autodisciplina. Chi sviluppa il potere di essere scambia energia vitale col circostante. Chi sviluppa il potere di avere scambia energia vitale soltanto con gli esseri malati di energia vitale stagnata e spacciatisi per Dio creatore. E ancora, la relazione fra l'individuo e il circostante, inteso come insieme, avviene sempre. Gli apprendisti stregoni la affrontano con le loro pratiche e con la loro autodisciplina. I pagani l'affrontano ricercando sistematicamente una relazione e favorendola con i loro riti. I cristiani la subiscono in forma autodistruttiva, in ginocchio davanti al loro Dio, bloccano la loro energia vitale, distruggendo il loro divenire per alimentare il bisogno di morte del macellaio di Sodoma e Gomorra. E questi sono i punti fondamentali di relazione fra l'essere umano e il circostante. E il circostante chiama l'essere umano e dice: oh, te vuoi Moargher sta in Sanoccio? Te vuoi Moargher de credere un Dio padrone? Te vuoi Moargher de chiedere in qualcuno che te sorregga negli affanni della vita? Affronta le contraddizioni della vita. Perché quando una pallottola ti viene addosso, tu quella pallottola la fermi con quello che hai costruito prima. Quando cadono le bombe, tu le bombe le fermi
o le affronti con quanto hai costruito prima. Per cui è quanto tu costruisci quando non c'è contraddizione, quando non c'è conflitto, almeno che dall'esterno viene verso di te, che rafforza te stesso e che ti permette di affrontare la vita e di affrontare le contraddizioni dell'esistenza. Costruirsi è la parola magica, la parola chiave di come affrontare la vita. E parliamo dell'ultimo capitolo della conferenza, così qui la chiudiamo. È il capitolo forse più famoso perché è stato anche pubblicato su un giornale di Vicenza, è venuto fuori, insomma, l'abbiamo sempre riproposto anche in forma diversa, ed è il paganesimo come religione. Il paganesimo è il passato come relazione fra la coscienza di sé degli esseri umani e il circostante cosciente di sé. È il passato come relazione fra gli esseri umani e le determinazioni del loro fare in relazione con le determinazioni del circostante. La regola fondamentale del paganesimo: io ti do, ti ringrazio perché tu mi dai o mi darai. Ho ricevuto, dunque io ti do. Mi prendo quanto a te non serve, dunque non ti devo nulla. Prendi quanto a me non serve, dunque non mi devi nulla. Da cui il paganesimo è il futuro, in quanto costruisce l'oggettività, cioè le condizioni, nelle quali gli individui possono sviluppare il loro potere di essere attraverso le relazioni col circostante. Un pagano vive nel presente in funzione del futuro, costruisce il futuro sviluppando un'oggettività di libertà per l'intera specie umana. Il paganesimo necessita dell'apporto della ricchezza di ogni diversità percettiva, della specificità delle percezioni, dello specifico apporto ideale di ogni singolo essere umano. Per cui nel paganesimo non si può essere numeri, non si può essere massa. Nel paganesimo si può solo percorrere il proprio sentiero e il proprio sentiero diventa parallelo al sentiero di altri esseri umani. E questo è importantissimo. È importantissimo perché togliamo una volta per tutte il concetto di massa o masse. Il concetto di masse, per esempio masse proletarie, che veniva usato dai comunisti, che veniva usato dai terzo internazionalisti, è un concetto che nasce dalla massa gestita dal cristianesimo. Cioè il cristianesimo è una massa di pecore da gestire, e il proletariato, cioè il marxismo, ha tirato fuori il termine di masse proletarie perché l'organizzazione del lavoro, la struttura della fabbrica era tale che massificava le persone, cioè vedete la catena di montaggio, vedete altre cose. Per cui dalla massificazione di persone si costruiva chiaramente un insieme da contrapporre degli altri insiemi. Però erano sempre degli individui che costruivano degli insiemi da contrapporre agli altri insiemi, e questi individui credo che nel marxismo si chiamassero avanguardie, nei cattolici si chiamano preti e così via. Cioè c'erano delle persone che organizzavano altre persone e quanto loro organizzavano lo contrapponevano a qualcos'altro. Questa teoria nel paganesimo non può assolutamente avvenire, perché ogni individuo è specifico, ogni individuo è importante, ogni individuo ha il suo sentiero per diventare eterno e ogni individuo ha le sue caratteristiche fondamentali ed è prezioso per ciò che ha. Allora non è più l'individuo come massa, ma è l'individuo che dà il suo apporto. Cioè, se viene qualcuno da me a dirmi mi sta bene quel che ti te disi, io gli chiedo: ma a te, tu cosa vuoi? Cioè, tu cosa cerchi? Quali sono le tue predilezioni? E nel paganesimo si paga moneta con moneta, cioè i dati emozionali si pagano con le emozioni, e la ricerca culturale si paga con ricerca culturale, e le descrizioni si pagano con descrizioni, cioè quanto si prende lo si paga della stessa moneta, l'amicizia si paga con l'amicizia, per esempio, cioè quanto si prende si paga con la stessa moneta, almeno ci si prova. Andiamo ancora avanti. La libertà nel paganesimo è libertà del singolo essere nel seguire la sequenza dei mutamenti per diventare eterno. La libertà nel paganesimo
è un'oggettività di libertà nella quale seguire i mutamenti di ogni libertà individuale. Il paganesimo non può soggettare nessun essere, pena la sua distruzione. Non possono esserci individui in massa nel paganesimo, non può esserci un gregge fra i pagani. Infatti, per esempio, fra noi voi non troverete mai dei individui giovani, dei ragazzi giovani, ce ne sono pochissimi, insomma, anche sotto i 30 anni ce ne sono pochissimi. Perché questo? Perché è necessario che la persona sia matura, che la persona abbia affrontato delle contraddizioni della vita, si è scontrata con la vita per comprendere parte del messaggio pagano. Verrà il giorno in cui il paganesimo sarà abbastanza diffuso, per cui ci saranno i figli dei pagani, chiaramente. Però al di là di questo troverete poche persone giovani fra i pagani, proprio perché il tipo di percezione del mondo può appartenere soltanto a un individuo adulto, cioè non c'è sottomissione, non c'è massa, non c'è gregge, non c'è l'obbedienza a ordini, per cui chiaramente questo non dà delle direttive il paganesimo, se non quelle per costruire la libertà che poi ogni persona deve adattare specificatamente a se stessa. Pertanto esistono tanti paganesimi quanti sono gli esseri umani, ma percorrono un solo fiume di mutamenti attraverso i quali diventare eterni. Il paganesimo considera ogni essere della natura, ogni pianeta, ogni essere umano, ogni cosa nel circostante un Dio che attraverso l'esercizio delle proprie determinazioni e della propria volontà sviluppa il proprio potere di essere per diventare eterno. Il paganesimo considera... Ah sì, sì la signora, va bene dai, va bene Nico, va bene Nico, obbelisco. Vabbè, allora, il paganesimo considera, attenzione, questo è uno dei passaggi abbastanza difficili, nel senso che appartiene alla visione della stregoneria moderna questo, no? Il paganesimo considera che ogni volta che un essere concentra la propria attenzione per soddisfare un proprio bisogno, relazionandosi con altri esseri, con necessità simili, costruisce un centro di energia vitale che qualora diventi sufficientemente forte, attraverso la relazione con altri esseri che esprimono uguali bisogni, acquista coscienza di sé e inizia un cammino che, attraverso l'esercizio della propria volontà e le proprie determinazioni, tende a perpetuarsi lungo una propria sequenza di mutamenti, tentando di diventare eterno. Questi centri nel paganesimo sono dei con i quali costruire una relazione. Di questi dei io ve ne parlo in continuazione. E in ciò che porta a diventare eterno nella religione romana, molte delle divinità di cui parlo sono frutto di questo fare, cioè il fare umano, ma anche il fare della natura, il fare degli esseri viventi, diventa talmente importante in certi aspetti, cioè certi aspetti sono talmente importanti che concentrando la propria attenzione nascono delle vere e proprie concentrazioni di energie vitali. Barbatur, per esempio, la crescita della barba, no? Cioè l'attenzione per cui il ragazzo diventa uomo o la ragazza diventa donna, bene, quell'attenzione, quel passaggio è talmente importante che non è soltanto un passaggio di tipo fisiologico, di tipo fisico di un individuo della specie umana, ma è anche una divinità, è anche un centro di energia vitale talmente importante che si alimenta proprio dal passaggio e dalla maturazione degli esseri umani. Per cui io di questi centri vi ho sempre parlato, cioè noi non generiamo solo figli, muoviamo energia, comprimiamo l'energia del mondo che ci circonda e comprimendo l'energia del mondo che ci circonda costruiamo consapevolezza. E questo è un concetto che è assolutamente del paganesimo, non appartiene a nessun'altra forma, a nessun'altra forma religiosa. Dunque la divinità è chiunque, cosa o essere, percorre un sentiero di sviluppo che attraverso l'uso della propria volontà tenda a diventare eterno, aiutando il circostante a diventare eterno, attraverso lo sviluppo di ogni specifico potere di essere. Allora, ripetiamo ancora per l'ultima volta, la divinità, o Dio, o un Dio, nel paganesimo, è chiunque, cosa o essere, perché cosa o essere? Perché per esempio la Terra, il pianeta, noi nella descrizione di tutti i giorni siamo abituati a chiamarla una cosa, ma è un essere, una coscienza, mentre invece siamo...
disponibili a parlare di un essere, per esempio di un animale, ma siamo più difficili a parlare di un essere come il sole. E allora usiamo pure il termine cosa o essere, infatti vengono messi fra virgolette entrambi, percorre un sentiero di sviluppo che attraverso l'uso della propria volontà tenda a diventare eterno, aiutando il circostante a diventare eterno, attraverso lo sviluppo di ogni specifico potere di essere. E questo è quanto. Questo è il paganesimo. E il paganesimo è questo, perché io dico che questo è il paganesimo, e perché io ho la forza di dire che questo è il paganesimo, e che solo questo è il paganesimo. Pronto? Ti parlo? Ah, non lo so, salve. Allora, non so, uno che mi chiede con chi parlo, beh, credo sia abbastanza preso in giro, no? Allora, andiamo avanti un attimino con alcune cosette, no? Di cos'è che volevo parlarvi io? Volevo parlare di quello che parlerò degli oracoli caldaici. Cosa sono sti cavoli di oracoli caldaici? Gli oracoli caldaici sono l'ultima forma, diciamo così, l'ultima forma di resistenza del paganesimo rispetto all'ideologia cristiana, no? Al cattolicesimo. Leggiamo qua da Puek, Storia delle religioni, no? Cioè le religioni del mondo classico. Cosa ci dice? Dice a un certo punto che... Vediamo un attimo. Sì, pronto? Ciao, chi parla? Sono Diana. Ciao Diana, dimmi tu. Nata Strigoscia. Dimmi tutto. Ascoltami qua. Non ti ho mai chiamato più di tanto, se io mi ho conosciuto personalmente. Ti ricordi? Dove? Forse no, l'hai radio. Ah sì? Sì. Figurati, guarda. Dimmi tutto quanto, non riesco a mettere a fuoco il tuo volto. Ecco. Ma va bene lo stesso. Sono tanto bella, certo. Sì, ma immagino sei bellissima. No, dai, sto di scherzare. Ascolta qua, io ti sento, siccome sento che tu trasmetti... Madonna, guarda che... Sei la radio vicina però, eh? No, no, è in cucina. Guarda che ti stia alto. Prova a vedere. Dai. A posto adesso? Sì, dai, prova. Ascolta, io sento che tu trasmetti, a me trasmetti un fluido. Non lo so, sento che leggi tutte quante queste cose. È possibile che io, cioè io sono stata un attimino tacciata da, non dico da pazza, io ho delle persone che sono decedute, sì, e io me le sento vicine. Ho anche visto qualcuno, sai. Questa è una bella trappola, eh? È una bella trappola. Una trappola. Adesso ti dico una cosa. La persona che io ho visto, guarda, come averla vista da vivo. Guarda che io so cosa vuol dire vedere immagini, o ecco, vedere persone. Io l'ho vista, è mio suocero. Mio suocero, non è che siamo stati tanto, tanto legati con mio suocero. Gli ultimi anni però sì. Lui mi ha dato in affidamento, prima di morire, diciamo, mi ha dato in affidamento mio figlio. Mi ha detto, mi raccomando il toso, mi raccomando il toso. E io ogni tanto mio suocero me lo sogno, cioè, a parte nei sogni, però una volta me lo sono vista proprio... Che impressione, eh? Guarda, me lo sono vista, stavo stirando... Me lo sono vista nella porta della cucina, là, tranquillo, ma sì, con un bel sorriso. Sì. Potrei dirti com'era vestito, sì, tutto sì, quanto. Sì, sì. Guarda, io queste cose qua le conosco benissimo, per cui non stai dicendo nulla di incredibile. No. Stai dicendo semplicemente delle cose normali che tante persone hanno. E dopo ti dico un'altra cosa, Claudio. Sì. Anni fa, cioè io quando ero piccola... in pratica ero attaccata tantissimo a uno zio, che non era uno zio carnale, diciamo di sangue, era il messanto di Semo, no? Acquisito, ecco. Sì. Loro non avevano, erano una coppia che non avevano figli,
Lui è morto nel 78, il 24 di ottobre del 78. E basta, è morto sto mio zio, cioè io lo chiamavo zio, hai capito? E poi ho avuto nel 79 un figlio, e poi mio figlio ha avuto problemi di adenoidi, queste cose qua, e mi sono sognata di lui e l'ho visto qua. Intanto quando è nato mi sono sognata di lui, l'ho trovato, guarda, non so se tu sei di Padova. No, di Marghera. Di Marghera. Io ho fatto un sogno, mi sono visto questo mio zio in Corso del Popolo a Padova, me lo sono vista venire avanti, no? E Madonna, cioè, sapendo che questo personaggio già era morto, questa persona già era morta, cosa fai tutti qua, zio? Sono venuto a prenderti, e mi fa, si devo scherzare, Madonna, fa, guarda, detto, e te su scherzo ho fatto, non a te, ho fatto anche un'altra persona a Trieste l'altro giorno. Sono venuto a vedere tuo figlio, mio figlio era appena nato, che aveva un paio di mesi, e mi ricordo su questo sogno, sei venuto davanti al lettino, era amico, ho detto, zio, ho detto, guardalo finché vuoi, ho detto, mio figlio, ho detto, però non prenderlo in braccio, nel sogno. E lui mi fa, Madonna, guarda, ti te già eri tanto bella appena nata, ma tuo figlio è ancora più bello. Basta. Dimmi il nome di una persona che odi. Cosa? Dimmi un nome di una persona che disprezzi e che odi. Che disprezzo, che odio. Un nome. Non sa, varia il momento. Tu che ti dica D'Alema. Vabbè, no, vabbè. Facciamo Alberto, dai, tanto per non mettere persona di mezzo. Se tu invece di vedere tuo suocero sulla porta avresti visto sto Alberto che odi, che disprezzi, che vuoi sputare in muso, eccetera, cosa avresti fatto? Non so, Vara, al momento ho preso tanta paura. No, ma perché tu, sai che è una persona morta. Invece di vedere il tuo suocero, pensa alla persona che più disprezzi, che più odi, che sai che è morta, che gli avresti fatto di tutto. Beh, una persona che odio che sia morta, non. Beh, vieni, ti appare lei, e tu cosa fai? Gli dici no, ma io mi sono sbagliato, sei in fondo una brava persona. No. Allora, ti spiego un attimo il meccanismo, te lo spiego, no, per radio. No, ascolta un attimo, no, forse no. Siamo in... Voglio spiegarti questo meccanismo. Cioè, purtroppo, io ti noi sto abbiamo, parlando noi abbiamo, di persone io, che non sai che odia. No, ma infatti... Forse questo, persone... Non so se tu hai visto... No, e ti spiego tutto per radio adesso. La di Maurizio Costanzo. No, non guarda che c'era mai quella questa signora. Roba, guarda, mai. C'è una signora americana... che vede il, diciamo, vede. Senti, i morti mi quella là, devo parlarne dopo, adesso sto parlando con te, ma devo parlare anche di questa stronza, cioè non so se sia una stronza o cosa, cioè, no, ma chi crea inganno e truffa è una roba vomitevole. Sì. Quel che mi voglio dirti dei tuoi sogni, della tua percezione è questa. Io so perfettamente che tu hai percepito qualcosa di vivente. Il problema è che quello che tu hai percepito è riuscito a comunicare nella tua mente, è riuscito a giocare con la tua descrizione, che tu gli hai dato la forma di tuo suocero e gli hai dato la forma di tuo zio. Questo è il vero inganno. Cioè, le persone vengono giocate sui loro sentimenti e non riescono a prendere a calci quello che invece hanno davanti. Questo voglio dire, cioè, se tu avessi avuto la percezione di una persona che tu odiavi, che era morta, che ti appare, no? Tu probabilmente saresti riuscita a prenderla a calci. Prenderla a calci significa riuscire a vedere le cose, gli oggetti, gli esseri di energia per ciò che sono. E spesso quelli che si presentano sotto forma di cari morti, sotto forma, sono gli esseri di energia neri, cioè quelli che chiedono adesione, che chiedono sottomissione. Le persone non riescono purtroppo a rendersi conto di questo e saranno tanto, e appariranno con l'immagine, tanto più le persone amate, tanto più vorranno chiedere adesione, vorranno chiedere sottomissione. Non so se riesco a spiegarmi. No, ascolta un attimo. E dopo un altro fattore, quasi sono 2 anni, qua il 12 di aprile,
che è morta una mia zia, cioè non zia diretta, la, diciamo la sorella di mia nonna, ecco, che è seconda zia. Io il giorno che è morta lei, io ho avuto una crisi, una cosa indescrivibile, che non sapevo cosa avevo, una cosa di ansia, non riuscivo più a respirare, una tachicardia. Alle 9:30 della sera mi hanno telefonato che era morta sta mia zia. Guarda che tu hai effettivamente capacità percettive, cioè io non ti non dico assolutamente queste, soltanto che le tue capacità percettive, cioè la tua capacità di percepire il mondo che ci circonda, l'estensione del tuo sentire, della tua emozionalità, viene giocata da questi esseri di energia. E dopo cioè, ti dirò un'altra cosa. Devi imparare a compattarti. Ascolta, devi imparare, Claudio, ti dirò un'altra cosa. Sì? Adesso mi farò ridere dappertutto, non me ne frega assolutamente niente, perché l'unica persona che mi crede è mia nonna, che è ancora vivente, che ha 79 anni, ancora, fa 10 di aprile. Io percepisco anche i terremoti, però purtroppo non so quando avvengono, dove avvengono, non lo so. Io mi sento una cosa dentro di me che è una cosa unica. Allora, dopo sento nel campo della percezione non esiste consapevolezza riportata nella ragione dello spazio, non esiste consapevolezza del tempo. Cioè il tempo e lo spazio sono cose che appartengono alla ragione, non appartengono alla percezione. Per cui tu hai dei sentire che non appartengono a questo spazio, cioè allo spazio in cui tu vivi, e hai delle percezioni che non appartengono a questo tempo. Cioè non sai quando l'avvenimento che tu stai sentendo... Esatto, quando venga... Lo spazio e il tempo della ragione, nella percezione, è come se non esistesse. Infatti il più grosso pero, il più grosso inghippo di tutti i veggenti, di tutti i sensitivi, è stato sempre quello di tentare di portare le robe della percezione nel mondo della ragione. E hanno fatto altro che distruggere la loro percezione. Dopo ti dirò un'altra cosa. Sì, però mi bisogna che continui la trasmissione. Aspetta un attimo. Sì. Nel 77... dove lavoravo io, il mio titolare già era uno che aveva tutti quanti indiani là, i veggenti. E venivo uno, mi ricordo una volta, vestito all'occidentale, però col turbante in testa, si era ferma là, a un certo momento mi fa, mi scusi, e guarda, fa, guardi che è la prima volta assolutamente in tanti anni che io non riesco a guardare lei che negli occhi, ha una percezione sugli occhi, che lei mi guarda fisso. Di solito, vedo, quando io parlo con le persone, abbassano gli occhi, lei mi guarda e mi fissa, detto. Ho detto, sta attento, detto che è ipnotiso, è il mago mio. Beh, se lo mandavi a quel paese era meglio. Guarda, non lo so, guarda, adesso mi meriterà dire tutti quanti, ma guarda gente, mi non lo so, sono una mezza striga. No, è solo un buon livello di percezione. Ma mia suocera me lo dice sempre. Tessina striga. Va bene. D'accordo. Va bene, ti saluto. Grazie, ciao. Ciao. Ciao e grazie. Buona continuazione. Grazie, ciao. È importantissimo, cioè queste cose qua che succedono alle persone sono estremamente comuni, però alle persone gli mancano l'autodisciplina per considerare esattamente cosa sono queste cose. Quando ti appare una visione tipo il morto che ti appare, sia in sogni vivi, cioè in sogni reali, sia nella quotidianità, il vero problema della persona è se quella dice, ma le robe per quello che sei. Se questa persona crede che i morti possono tornare da lei, qualsiasi essere di energia può giocare con la sua percezione. E purtroppo sono le credenze a monte che vanno a distruggere quello che è la capacità della persona. Perché tu puoi andare oltre la forma, cioè puoi cogliere esattamente cosa c'è dietro la forma e l'eventuale pericolo o l'eventuale allineamento o l'eventuale collaborazione che puoi avere con questa forma, cioè con questo oggetto che si presenta al di là della forma che ti trasmette. Perché non sei tuo suocero, come non sei tuo zio, come non sei... Cioè, sono esseri di energia che giocano con la nostra percezione. E purtroppo grandi danni che si sono costruiti nella storia dell'umanità sono dovuti a questo. Cioè, sono dovuti alle illusioni, cioè alle illusioni della forma, perché le persone non avevano un'autodisciplina sufficiente per superare la forma e andare all'essenza delle cose.
Pronto? Ciao Claudio, sono il Loco. Ciao, Dimmi. Stai bene? Sì, sì, sì. Senti un po', tu hai mai sentito parlare di un certo Giuseppe Filippo Borromeo? Borromeo? No, non Carlo Borromeo, d'altro che dopo mi sono informato. No, no, no. Hai mai sentito parlare di questo? No. Adesso ti spiego perché. Qualche anno fa, quando avevo cominciato a fare pittura eterica, tutta una serie di cose, no? A un certo momento pensavo a certi spiriti professionali che uno ha più o meno, no? Poi c'è da discutere, stiamo coi piedi per terra, no? Certi spiriti di guida. E io mi addormentai una sera dicendo, mi piacerebbe sapere chi fosse, chi è, chi è stato, a parte che sappiamo che si tratta di energie, sono tutta una serie di cose. Io mi svegliai in piena notte con un nome chiaro, Giuseppe Filippo Borromeo, a parte che io non ho avuto mai niente a che fare con Borromeo, ma proprio nemmeno studiato a scuola certe cose. A questo punto mi ha lasciato un po' perplesso, come può accadere questo? Che a un certo momento, secondo te, pur sapendo come stanno le cose, insomma, no? Coi piedi per terra e tutto quanto, parlando di energie, come può improvvisamente uno svegliarsi, chiedere una cosa e svegliarsi così in piena notte con un nome ben preciso in mente? Dammi una spiegazione, ciao. Sì, ciao, ciao. Senti, te la do subito in due parole e dopo non prendo più telefonate perché vado avanti con la trasmissione. O meglio, prendo le telefonate però cercherò che siano brevi. Allora, il discorso è questo. Il sottoscritto, mentre praticava stregoneria, una notte ha fatto un sogno. È un sogno magico, cioè un sogno reale. Quei sogni che sono alterazioni della percezione. E si è trovato delle persone che gli hanno detto tu sei un maestro teosofo. Allora, siccome a me darmi del teosofo è un'offesa, sono andato avanti 5 anni per studiare cos'era la teosofia. In realtà era vero, cioè alcune cose che io avevo scritto appartenevano alla storia della teosofia e io non sapevo assolutamente che la teosofia esistesse, cioè e cosa fosse, in cosa consiste. Beh, adesso mi sono letto anche un po' di dottrina segreta, mi sono letto le stanze di Dijan, mi sono letto lettere dei Mahatma, per cui adesso ho una conoscenza, so in cosa consiste realmente. Però allora io, per me è una cosa assolutamente nuova, assolutamente inesistente. Per cui tutte queste cose che ci sono nella percezione e che noi abbiamo dentro e la capacità di percepire, di conoscere cose che sono diverse dalla nostra conoscenza normale, sia in termini di spazio che in termini di tempo, sia in cose che noi avevamo fatto, il nostro nonno del nonno, da quando è uscito dal brodo primordiale, ci abbiamo dentro, questa è una cosa normale. L'unica cosa che noi dobbiamo praticare è l'autodisciplina. Cioè l'autodisciplina, che ve l'ho già detto, o l'impeccabilità, come preferisce dire il mio amico Giorgio, è la cosa che ci permette di non farci travolgere da questo tipo di cose. E queste cose sono importanti, ma sono cose della vita, non è la vita. Cioè sono degli aspetti che della vita ci vengono incontro, ma noi dobbiamo chiamare queste cose col loro nome, dobbiamo cercare di superare la forma per cercare di arrivare alla sostanza. Quello che tu hai sognato è stata semplicemente una percezione del sognare, una percezione del sognare che tu puoi chiaramente usare nella vita di tutti i giorni, cioè puoi chiaramente usare quella, però se hai la disciplina, l'autodisciplina, puoi continuare a pescare dal sognare, cioè puoi pescare, continuare a pescare le cose che ti sono utili. Se non hai l'autodisciplina, ti succede una volta, due volte, un po' a caso, insomma, quando sei un po' più predisposto, quando magari la tua tensione emozionale ti porta verso qualcosa e basta. Questa è la differenza fra le cose. Però tutto quello che noi parliamo, sia il discorso della signora prima, sia il discorso fatto adesso, appartengono tutte allo sviluppo dell'individuo, cioè allo sviluppo dell'essere umano nel nostro caso. E sia la percezione degli esseri di energia, sia la percezione di forme diverse, sia la percezione in termini spaziali, in termini temporali diversi, sia la percezione di tensioni che dal mondo vengono verso di noi. La signora parlava della percezione dei terremoti, questa è abbastanza normale. Esistono tensioni ancora più atroci, che sono quelle che dalla specie umana vengono verso di me o vanno verso altri individui. Qualcuno è più schermato, qualche altro è meno schermato, ognuno si becca il suo e si becca le mazziate sulla testa. Tutte queste cose fanno parte della vita ed è importante che l'individuo sviluppi se stesso sia per selezionare le cose che gli giungono, sia per determinare l'uso del suo intento, l'uso della sua attenzione, l'uso
di dove lui vuole andare e cosa lui vuole fare. In pratica è importante che una persona sviluppa il Dio che cresce dentro. Detto questo, adesso mi fate continuare, sì, se no passo direttamente alla segna stampa, perché ormai siamo alle ore 16. Detto questo, cos'è che andiamo a dire? Andiamo a dire il discorsetto sui... Il dio degli oracoli caldei verrà da loro collocato a un livello inferiore a questo principio primo, insieme al suo intelletto e alla sua volontà. Queste tre entità fungeranno da modello per la gerarchia di triadi che rappresenta per i neoplatonici la stessa struttura del mondo, riposo, processione, conversione o essere vita, intelligenza o ancora finito, infinito, la combinazione di finito e infinito. Questi schemi triadici serviranno a creare un vasto sistema nel quale tutti gli elementi derivanti da Platone, dalle tradizioni orfiche, dagli oracoli caldei, dai miti greci, verranno sistemati in un quadro per cui tutti gli dei si schiereranno al seguito dell'uno trascendentale, secondo i piani successivi delle Eneade, degli dei intelligibili, degli dei inintellegibili e intellettivi e degli dei puramente intellettivi, costruzioni largamente artificiose senza più un grande rapporto col contenuto delle antiche credenze che pretendevano di difendere. In pratica, gli oracoli caldei è una visione degli stregoni, è una visione di alcuni stregoni, che però viene manipolata dai neoplatonici, da dei filosofi, e viene a perdere quella che è l'essenza della magia, quella che è l'essenza della stregoneria, per diventare parte di un discorso che i neoplatonici faranno al servizio dell'uno trascendentale, l'uno trascendentale che poi noi ritroviamo all'interno del discorso dei cristiani come Dio sommo bene, che non è il Dio come sommo bene, non è un concetto cristiano, è un concetto neoplatonico, è un concetto platonico. Ricordiamo che Platone era un seguace dell'orfismo, per cui tutta quella che è l'elaborazione platonica verrà presa dai cristiani per mascherare l'orrore del loro Dio. Bene, gli oracoli caldaici sono una base attraverso la quale i neoplatonici tentarono di riformulare in maniera diversa, pur di difendersi, il paganesimo, perché si difendevano dai cristiani. Più o meno come i paesi nordici usarono la figura di Odino, che era un dio secondario, per difendersi dall'arrivo dell'orrore dei cristiani, cioè opponevano al dio dei cristiani, opponevano Odino, ma Odino faceva parte, aveva una parte secondaria nel Pantheon prima dell'arrivo dei cristiani. Per cui io riprenderò proprio gli oracoli caldaici, che sono il centro fondamentale di tutto il neoplatonismo ed è esattamente l'ultima offensiva di uno stregone, e lo interpreterò passo per passo in chiave attuale. Prenderò però, attenzione, gli oracoli caldaici non in una forma qualsiasi, ma in una forma precisa, e cioè quelle curate da Angelo Tonelli per Le Bur. Perché questo? Perché c'è nella stregoneria, come vi ho detto poco tempo fa, no? 10 minuti fa, io ho scritto il crogiolo del male perché gli dei mi hanno trasmesso il messaggio attraverso una speaker di questa radio che attaccava il mio fare, cioè quello che io dicevo. Ebbene, noi in stregoneria stiamo attenti al mondo che ci circonda, e sappiamo afferrare le novità, il nuovo che ci arriva, soltanto quando noi riusciamo ad allineare quello che noi abbiamo dentro con quanto si presenta dal mondo. Cioè, 100 azioni, 100 cose che mi si presentano non mi dicono niente. Una cosa che mi si presenta in quella forma è quella che fa scattare in me la percezione e la necessità dell'azione. Ebbene, gli oracoli caldaici, nella forma fatta da Angelo Tonelli, ha fatto scattare in me l'azione di andare a riprendere in mano questo testo e di trasformarlo in un testo attuale per la ricostruzione del paganesimo e della stregoneria. Per cui non una forma qualunque di oracoli, perché qualcuno dice che gli oracoli caldaici, cioè i frammenti che sono rimasti, sono 50, 100, 150, alcuni di più o di meno, alcuni frammenti sono fatti di una frase, di due parole, un frammento addirittura fatto anche da una parola sola. Cioè,
solo la forma di Angelo Tonelli è stata quella che mi ha afferrato l'attenzione e che mi ha posto nelle condizioni di dover costruire, di dover ricostruire quello che è il pensiero degli oracoli caldaici in funzione della costruzione della stregoneria. Pertanto, nella prossima trasmissione cominceremo il commento degli oracoli caldaici in quella forma, non in altre forme. Com'è che ci sono rimasti gli oracoli caldaici? Beh, ci sono delle citazioni all'interno, per esempio, dei contestatori cristiani. Per contestare gli oracoli caldaici ne citavano un pezzetto. Gli oracoli caldaici sono andati persi e è rimasto quel pezzetto. Da quel pezzetto noi ricostruiamo la stregoneria. Quel pezzetto che è rimasto era l'unica cosa magica che andava conservata. Può darsi che da qualche altra parte ci siano molti altri testi degli oracoli caldaici, siano magari completi, magari quel giorno che avranno scoperto gli oracoli caldaici completi diranno: ecco, avete visto, Claudio Simeoni ha dato delle interpretazioni che non erano pertinenti rispetto al testo originale, al testo completo che invece noi abbiamo trovato. Ma Claudio Simeoni non gliene frega niente di questo, perché Claudio Simeoni non è un archeologo, Claudio Simeoni è un costruttore della vita, Claudio Simeoni è un apprendista stregone e Claudio Simeoni agisce per costruire la stregoneria, per ricostruire il paganesimo. E siccome questo è il mattone che io ho in mano, questo mattone io lo devo adattare alla mia costruzione, perché adattando la mia costruzione questo mattone deve funzionare per quello che a me serve, perché ricordatevi bene che il paganesimo a stregoneria è la capacità degli esseri umani di costruire il futuro. Solo quando si costruisce il futuro si è pagani, apprendisti, stregoni. Quando si contesta il passato si fa invece della cultura. E a proposito del fare della cultura, io ho qui un pochetti di ritagli di giornale che sono interessantissimi.